leggendovi tre brevi poesie di Velia Ferioli che abbiamo qui fra noi. Fanno parte della sua ultima raccolta che si chiama Il cerchio imperfetto della vita, che è uscita quest'anno ed è la sua terza. E all'interno della raccolta ce ne sono appunto alcune dedicate alla Luna. Ne ho scelte tre molto brevi, quindi non rubo molto tempo. La prima si chiama Sera nel borgo. Scende lenta la sera sulle case e abbraccia il paese di placide luci. Sorride la luna e piano avvolge la notte in un velo di latte. La seconda, attimo d'incanto. Grande luna lucente, sei più vicina in questa notte serena. Il vento si porta via il tormento e respiro leggera tra il sussurro dei rami. Il tuo volto sorridente ti rende amica e confidente. Pervade il presente questo attimo d'incanto. Tacciono le parole del dolore, le paure e le ossessioni della mente, e il tuo raggio d'argento fa brillare il cuore. L'ultima è intitolata Luna a metà. Ti affacci nel cielo ancora chiaro e vorresti esprimere la tua essenza intera. Ma il nero della terra ti condanna a restare in disparte e ti avvolge con le sue spire, facendoti morire. Il tuo puro sentimento non trova spazio nel firmamento e tu, luna a metà, ti rassegni nell'ombra mesta della sera. Buonasera a tutti, io invece vi leggo alcune poesie di Renato Gadda, un autore che ritengo molto interessante che mi ha consigliato Marisa. Graffiti alla luna. Sei ancora qui a farmi compagnia, come ogni notte, randagio, vago sui tetti, urlando e piangendo in cerca d'amore. E tu rifletti i miei balzi come ombra sui coppi. Ogni tanto graffio la tua luce giocando, immaginando tu sia un'irraggiungibile palla, poi sorrido tra i baffi e penso, sei simile a me. Entrambi noi siamo regina e re dell'inganno. L'uomo ci adora, ci loda, si illude di averci domato. Lui dorme e noi liberi lo lasciamo sognare. Ombra di luna. Un foglio nero trafitto da spari di luce. È questo cielo notturno che il giorno nasconde, una luna rotonda, il foro più grande. È sempre più luminosa di qualsiasi stella e cattura il mio sguardo. A fissarla mi tiene e riflette su me quel che ruba dal sole. Come un gioco di specchi mi incanta ogni volta, accendendo dei sogni sulla mia ombra di sera. Brina nel buio. Buio, dammi ancora un attimo. Nascondi la luce col tuo mantello. Lascia che il giorno dorma ancora. Rivoglio illudermi tra le pieghe del sonno. I sogni svaniscono alla luce del giorno, dimenticati, diluiti nel risveglio, evaporante brina sul risbocciare della vita. Dalla luna rapito. Ti hanno dedicato già troppe parole che diventa banale scriverne ancora. Voglio stare in silenzio, guardarti tacendo, odiando ogni nube che viola il mio sguardo, che gioca a nasconderti, poi ti fa riapparire. Nell'incertezza del buio mi stupisce ogni volta. Non sono più qui, anch'io sono luce. Mi hai rapito nel sonno e ho trovato la pace. La distanza della luna. Ho passato secoli a studiarti, adorarti, misurando lo spazio che ci separava. Ho costruito razzi, tagliato il cielo col fuoco. Poi ti ho toccata, calpestata, trafitta, violata cercando tesori. Lampada del sole, meraviglia del buio.
non c'è poesia nel raggiungerti davvero. Di Pessoa, Ode alla Luna. Vieni, notte, antichissima e identica, notte regina nata detronizzata, notte internamente uguale al silenzio, notte con le stelle, lustrini rapidi sul tuo vestito frangiato di infinito. Vieni vagamente, vieni lievemente, vieni sola, solenne, con le mani cadute lungo i fianchi. Vieni e porta i lontani monti a ridosso degli alberi vicini. Fondi in un campo tuo tutti i campi che vedo. Fai della montagna un solo blocco del tuo corpo. Cancella in essa tutte le differenze che vedo da lontano di giorno, tutte le strade che la salgono, tutti i vari alberi che la fanno verde scuro in lontananza, tutte le case bianche che fumano fra gli alberi. E lascia solo una luce, un'altra luce e un'altra ancora, nella distanza imprecisa e vagamente perturbatrice della distanza subitamente impossibile da percorrere. Nostra Signora delle cose impossibili, che cerchiamo invano, dei sogni che ci visitano al crepuscolo, alla finestra, dei propositi che ci accarezzano sulle ampie terrasse degli alberghi cosmopoliti sul mare, al suono europeo delle musiche e delle voci lontane e vicine, e che ci dolgono perché sappiamo che mai li realizzeremo. Vieni e cullaci, vieni e consolaci, baciaci silenziosamente sulla fronte, così lievemente sulla fronte che non ci accorgiamo d'essere baciati, se non per una differenza nell'anima e un vago singulto che parte misericordiosamente dall'antichissimo di noi, laddove hanno radici quegli alberi di meraviglia, i cui frutti sono i sogni che culliamo e amiamo, perché li sappiamo senza relazione con ciò che ci può essere nella vita. Vieni, solennissima, solennissima e colma di una nascosta voglia di singhiozzare, forse perché grande è l'anima e piccola è la vita. E non tutti i gesti possono uscire dal nostro corpo e arriviamo solo dove arriva il nostro braccio e vediamo solo fin dove vede il nostro sguardo. Vieni, dolorosa, mater dolorosa delle angosce dei timidi, turris eburnea delle tristesse dei disprezzati. Fresca mano sulla fronte febbricitante degli umili, sapore d'acqua di fonte sulle labbra riarse degli stanchi. Vieni dal fondo dell'orizzonte livido, vieni a strapparmi dal suolo dell'angustia in cui io vegeto, dal suolo di inquietudine e vita di troppo e false sensazioni dal quale naturalmente sono spuntato. Coglimi dal mio suolo, margherita trascurata e fra le erbe alte margherita ombreggiata, petalo per petalo, leggi in me non so quale destino e sfogliami per il tuo piacere silenzioso e fresco. Un petalo di me lancialo verso il nord, dove sorgono le città di oggi, il cui rumore ho amato come un corpo. Un altro petalo di me lancialo verso il sud, dove sono i mari e le avventure che si sognano. Un altro petalo verso occidente, dove brucia incandescente tutto ciò che forse è il futuro, e ci sono rumori di grandi macchine, grandi deserti rocciosi, dove le anime inselvatichiscono e la morale non arriva. E l'altro, gli altri, tutti gli altri petali,
occulto rintocco di campane a martello nella mia anima, affidali all'Oriente. L'Oriente da cui viene tutto, il giorno e la fede. L'Oriente pomposo e fanatico e caldo. L'Oriente eccessivo che io non vedrò mai. L'Oriente buddista, bramanico, shintoista. L'Oriente che è tutto quanto noi non abbiamo. Tutto quanto noi non siamo. L'Oriente dove, chissà, forse ancora oggi vive Cristo, dove forse Dio esiste corporalmente, imperando su tutto. Vieni sopra i mari maggiori, sopra il mare degli orizzonti incerti. Vieni e passa la mano sul suo dorso ferino e calmalo misteriosamente, o domatrice ipnotica delle cose brulicanti. Vieni premurosa, vieni materna in punta di piedi, infermiera antichissima, che ti sedesti al capezzale degli dèi delle fedi ormai perdute e che vedesti nascere Geova e Giove e sorridesti, perché per te tutto è falso, salvo la tenebra e il silenzio e il grande spazio misterioso al di là di essi. Vieni, notte silenziosa ed estatica, avvolgi nel tuo mantello leggero il mio cuore, serenamente, come una brezza nella sera, lenta, tranquillamente, come un gesto materno che rassicura, con le stelle che brillano, oh travestita dell'oltre, polvere di oro sui tuoi capelli neri e la luna calante, maschera misteriosa sul tuo volto. Tutti i suoni suonano in un altro modo quando tu giungi. Quando tu entri, ogni voce si abbassa, nessuno ti vede entrare, nessuno si accorge di quando sei entrata, se non all'improvviso nel vedere che tutto si raccoglie, che tutto perde i contorni e i colori e che nel cielo, alto, ancora chiaramente azzurro e bianco all'orizzonte, già falce nitida, o circolo giallastro, o mero diffuso biancore, la luna comincia il suo giorno. Allora, questa scenetta è una scenetta che faremo nel giro di qualche mese in una rassegna teatrale a Castiglione di Ravenna, basata su un personaggio di Castiglione di Ravenna che ovviamente è inventato. Il tutto era portato alla conquista della Luna esattamente 50 anni fa. Abbiamo immaginato che anche gli italiani hanno cercato di formare un team per andare sulla Luna e c'è stata una selezione di personaggi che volevano andare sulla Luna. Dopo tanti anni questi colloqui sono stati desecretati e ora noi ve ne esibisco un paio di personaggi di questa zona che si sono candidati per andare sulla Luna. Selezionatore. Avanti il prossimo! Buonasera, lei è il signor Paolo Cimatti da Castiglione di Ravenna, giusto? Sì. Provincia di? Ravenna. Beh, però dopo 2 chilometri comincia l'Africa. Perché? Che Africa? La provincia di Forlì, dopo il Savio c'è la provincia. Per favore. Allora, signor Cimatti, noi cerchiamo un ingegnere informatico, lei un ingegnere meccanico. Lei è meccanico? Certo che sono meccanico. Meccanico specializzato, officina autorizzata Volkswagen, specializzato nelle frizioni. Mi sono detto, se il razzo durante l'ascesa verso la Luna ha un problema alla frizione, ci sono io con la chiave inglese e metto a posto tutto. No, ci deve essere un leggero equivoco. Il razzo non è una macchina, non ha la frizione, non ha il freno, non ha il volante. Non ha il volante? Come fa a girare attorno alla Luna se non ha il volante? Perché è telecomandato! Ci passi, Cimatti, scusi. Ho capito, lei non è la persona giusta. Grazie di essere venuto, si accomodi. Scusi, volevo dire, se volete posso candidarmi come Palombaro. Palombaro, sulla Luna? Ma cosa dice?
No, nel senso che ho saputo che sulla Luna ci sono delle zone che si chiamano Mare della Serenità, Mare della Tranquillità. Ci sarà, io siccome sono 20 anni che vado alla Bassona, faccio il palombaro, vado giù a guardare e se c'è bisogno di un palombaro. No, non ci siamo capiti. Sulla Luna quelle zone non sono zone umide, sono depressioni, ha capito? Sono depressioni lunari. Mi sono spiegato? È giusto. Cioè, se uno è lunatico è ovvio che è anche depresso. Senti, lei non è... Vada per piacere, vada, si accomodi. Avanti il prossimo! Scusi, ancora lei, cosa vuole? No, niente, nel senso che mia moglie c'ha un laboratorio di pasta fresca e mi ha insegnato a fare la pasta fatta in casa. Mette nel caso che si vada sulla Luna, c'è da stare su dei giorni, mette che verso le 9 alle 10 di sera l'astronauta c'ha voglia di mangiare qualcosa. Io sono bravissimo, faccio i passatelli in caffa, in brodo, le lasagne, i cappelletti di pane prosciutto, fregna quella, sono bravissimo. No, guardi, nella navicella spaziale non si mangia la pasta fatta in casa, si mangia cibo liofilizzato, ok? Per piacere, vada via, chiamo una guardia, ha capito? Vada, basta, non sono cattivi questi. Avanti il prossimo! Buonasera. Non ci siamo già visti noi due? Impossibile. Dunque, lei, signor Alcide Brunazzi da Bologna. Detto Sciorbole per gli amici, mi chiami pure Sciorbole. No, guardi, non siamo amici, eh? Allora, signor Sciorbole, l'ha detto, no, volevo dire Brunazzi. Signor Fantozzi, no, Brunazzi, cioè, vabbè, insomma, noi stiamo cercando un ingegnere meccanico e un ingegnere informatico. Lei, per esempio, cos'è? Un informatico? Sciorbole, se sono informatico, adesso che sempre insieme, tutto il mattino, avevo in te bar, a guai tutti i giornali, dal prima regga fino all'ultima, tutti i giornali, dalla foglia parrocchiale fino alla Repubblica, più informatico di me ogni show. Ci deve essere un altro equivoco. Informatico nel senso di conoscenza del PC. Lei conosce il PC, giusto? Beh, lo chiedi con me che so a Bologna se conosce il PC? Ma che capar che conosce il PC? L'ho anche sempre votato io il PC. Da Berlinguer fino a Bertinotti l'ho sempre votato. Oddio, per votare Bertinotti ci è voluto un bello sforzo. C'era la mano che si ritirava dentro la manica. Però abbiamo votato anche Bertinotti. Senta Bubacci, no, Brunazzi. Vabbè, insomma, il PC in senso di personal computer. Lei sa cos'è il personal computer? Me personalmente no, mebria, però mia moglie Gervasia sicuramente lo conosce. Cosa c'entra sua moglie Gervasia, scusi? Perché mia moglie è quella che mette via tutto nei cassetti. Se abbiamo una casa piena di cassetti, avanza me la cassette, sicuramente se dentro un cassetto a trovare il personal coso lì, come si chiama, il computer. Ho capito, senta, io... Signor Brunazzi, lei non è un informatico, lei non conosce il PC, non sa come, ma perché è venuto, mi chiedo io? Ma perché giù, santo leiv, ad guinteva il pran pensionet Bologna, che vaghi so in tlalaune, metti la invita, ha avuto a vedere l'invisa tutti i miei amici al bar sport, dice, solo in tlalaune, no, lei sulla Luna non ci va, ha capito, non ci va né ora né mai, ha capito, va bene, vada via Fantozzi, mi saluti la babuina, la Gervasia, cioè, va bene, no, e vada via, chiamo una guardia, va bene, no, slegativo, oh, perché slegativo, tu chi qui, basta, non ne posso più, ma chi me ne ha mandato? Questi, chi me li ha mandati? Ah! Bravo! Noi ci possiamo sempre riconoscere dappertutto, proprio. Bravissimo. Ma di chi sono questi pezzi? Sono miei. No, li hai scritti tu? Carinissimo, molto simpatico, sei molto bravo. Mi stile. Sì, stile. Sì. Ecco qua. Vedi bene, Gloria? Si è posta. Già. Bene, allora, mia nonna oggi avrebbe 119 anni. Apparteneva ad una generazione che ha accolto senza fare una piega tutte le innovazioni tecnologiche che hanno rivoluzionato la nostra vita.
la radio, la televisione, il telefono, la lavatrice, la lavastoviglie, ma per quanto riguarda le imprese spaziali, lo sbarco sulla Luna in particolare, era tutto un altro paio di maniche, proprio non riusciva a concepirle. Per lei la Luna era vana, una vana apparenza del cielo, e perciò non poteva reggere il peso di due astronauti e tantomeno quello del modulo lunare. Mi diceva queste cose nel corso di un'intervista che le feci tanti anni fa, non saprei dire esattamente quando, però penso intorno al 1983 o poco dopo, perché nel corso della nostra chiacchierata c'è un riferimento alla morte di Ham, lo scimpanzé che gli americani lanciarono nello spazio e che morì appunto nel 1983, non nello spazio ma in uno zoo degli Stati Uniti. Il testo di questa intervista, in dialetto romagnolo, è stato pubblicato per la prima volta in un annuario di San Bernardino intitolato Il Ponte. Poi, in seguito, Giuseppe Bellosi lo inserì in un suo recital dal titolo L'évolution seconda me, l'evoluzione secondo me, l'evoluzione nel senso della teoria di Darwin. E ultimamente è stato riproposto in un volumetto dal titolo La Romagna vista dalla Luna, a cura di un gruppo di giovani faentini ai quali è un peccato non dare una mano, perché sono molto attivi e molto entusiasti. Stanno riscoprendo la cultura romagnola da un punto di vista non campanilistico e neppure nostalgico, e quindi le loro pubblicazioni sono molto interessanti. Bene, e questa sera Gloria Pagani nel ruolo del nipote, che sarei poi io, e Luciana Masironi nel ruolo della nonna faranno una lettura scenica di questo dialogo. Da parte mia ringrazio le lettrici, perché l'idea è partita da loro, non da me, l'iniziativa era loro. Soltanto due piccole precisazioni per rendere forse più comprensibile il testo. A un certo punto mia nonna parla del dottor Savurai. Il dottor Savorini era il medico condotto di San Bernardino, e come succedeva un tempo i medici condotti veniva spesso a casa per visitarla, lei era una sua assistita, e per fare delle chiacchierate. E evidentemente nel corso di una di queste chiacchierate parlarono anche dello sbarco sulla Luna. E un altro personaggio che mia nonna ricorda è il fratello di lei, Stefano, che aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale. E attraverso il ricordo di Stefano, il paesaggio arido e roccioso del Carso si sovrappone a quello lunare. Hanno chiesto chi sei. È il professor Loris Rambelli, se vuoi dire due parole. Loris Rambelli, ecco. Allora, nona, avar culti quep chiandens la luna? Mo semo, ie quel un po' trop, an sremnia ca me come spieghiem. Ad ed intender chiandent la luna, i prem zai e murt. Una semmia. Me ansogniec. Le morta ne calì, la puraina. No, le morta d'avciaia quella. L'era una cagnaina. Clermasta la so. La sciameva laica. Hai offette parasonset. E pu dop? E l'ora dop, iac mai sa di. Iva, iva. E la zait iac ardu. I quaion, i è sempre ste e sempre isra. Ma sei un quaione che me? Te devi sai. Perché mo? Perché te creed. Nec savurai ui creed. Ui creed savurai. Lo, ui creed. Ai cardai mo cioi la fatta tenic per televisione. Me? Agnone guert. I giornel tot quent. I può di quel chi vuole, i può scrivere quel cui pea, e la gente i può dei da be quel chi vuole. E per televisione, cosa hai fatto di allora? Mo, i arassi l'indre qui quel, i srabai, i arabai, i su quello, chissà mai quando mazie che era fatto.
ia fat davdei. Ia fat davdei chi pu quel da là d'inter. Moines avera tot. Adès dime perché chi gna brisa da re si andè. Mo perché l'è un lavor che. Come fai a ste so? Come fa le sil at ni so? C'è una nuvola, c'è aria, e lo jeste alla so. E sil va bene, mo la luna, cos'è alla luna? Cos'è alla molì? La luna l'è un nit. Mo no, ui è la terra ne calà. Dira decci. Ma dire dec no, perché un piov mica in slalona, un piov mai, e allora ira dec, in vai brisa. Ui è sol la terra nuda, in sena chi ne ste in sov de, in a saveva brisa con clafos. Allora, i la savu? Eh? I la savu, chiedi quaion. Chi? Lo. Ma lo chi? Chi è imolo? Qui chi ne so? L'estè tri americani. Tri americani? Eh? È imurt? No, è in Coremont. E venuto gli americani? Ma so che me. Hai all'andene cal sudon? Ma no! Ah, ui ende sol chiom. Cos'hai porta ca? Dises. Dises? Oh, mi fratel, e purai, e si Steven, ulgeva sempre. Avai portacà di ses. Avanti, voi coraggiosi della settimana rossa. Toti dè con la morte in bocca, e avai portacà di ses. Di ses, donc, s'asnei fet, una ca? No. No. Ia guerd perdè roba clera. Ah, l'era un sas cosa mancheva qua da non. E l'ora m'scumet che si scardeva segna de vagnec. Adès che il sa di fatti nin scorpiò. Ah, ia bella che finì. Mo' è vlu dien però. Quater o sequen? Mo' neic più tent. Neic più tent. Lo ciò in affad la strea. Come? E andè in la luna, e quel che stè la so, indo sei mesta zait. E sil, come al fat atni so? Atni so, dret, alà par lampion. Dret in do? Al so, in sta terra di te. E camminava dret, com chi camminava qua solo. Allora, isira in te sil. Iera so in tun ras. Oh, ad est ci spieghia. Igne brisa riv con al su gamp. Intender in là, no, ma in slalona se a parò. Ies munte. Ies munte d'in bicicletta. No, d'in steras. Ie partì come da qua. E poi ende in il tant. E poi attacca prilea torne mond, e attacca prilea da toran, l'è come una pale mond, e pudop iende so incora. Incora? Contra la lona, e poi attacca prilea torna la lona. Osta d'la putena d'lasa. E pudop tu iende so, e o l'ermasta la prilea, aspitei. Ah! Oms la prileva e chieter gli guardiva. I asmasè mont, quest secal crit. I endè asmasè di machineri, chi n'aveva brisa d'andei a toran. Cun tot chi quel chiaman de so, i asmasè al nuvel, e adès al na combaina piò. Se guardiamo quello che sta succedendo meteorologicamente in questi giorni, è proprio vero, Jasmasé al nuvel.
Allora, mi collego con quello che è stato appena detto. Vi leggo un brevissimo testo di cronaca e poi chiudo con una poesia. 20 luglio 1969, 22:18 e 04 secondi, ora italiana. La navicella Apollo 11 si posa sulla Luna. A bordo, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, che poche ore dopo passeggiarono per la prima volta sul nostro satellite. Infischiandosene delle leggi di Keplero, che regolano il moto dei corpi celesti, la notte tra il 20 e il 21 luglio 1969 fu la Terra a girare intorno alla Luna, rendendole omaggio. Con un unico pensiero in testa, persino gli orari degli uffici pubblici furono modificati in funzione della missione Apollo 11, circa 900 milioni di persone si incollarono alla TV. Oltre 20 milioni erano italiani, come l'astolfo dell'Orlando Furioso, spedito sulla Luna da Ludovico Ariosto per ritrovare il senno dell'umanità, la passeggiata di Neil Armstrong e Buzz Aldrin segnò una tregua ai rancori e ai disordini di quegli anni. Giornalisti e osservatori internazionali profetizzarono che l'allunaggio statunitense, seguito anche da Mosca, ma completamente ignorato dalla Cina, avrebbe sancito l'inizio di una collaborazione fra USA e URSS e forse la fine della guerra fredda. Si trattò di un'illusione, ma l'emozione di chi assistette a quell'evento prevalse per qualche giorno su ogni cosa. Apollo 11. Dal giorno del decollo dell'Apollo 11 fu davvero come se tutto, anche in Italia, ruotasse intorno alla Luna. Nelle scuole e nei bar non si parlava d'altro e solo l'ennesima crisi di governo riusciva a sottrarre un po' di spazio alle notizie provenienti dallo spazio. La RAI stimò che le fasi salienti della missione vennero seguite su 7 milioni di piccoli schermi. I negozi, con le vetrine rigorosamente a tema, ottennero i permessi di tenere accesa la TV anche durante l'orario di apertura e al carcere di Roma il Ministero concesse 600 apparecchi in prestito. Quella dell'allunaggio fu la prima notte senza furti né rapine da 10 anni a quella parte. A Milano il centralino della polizia squillò solo 2 volte, per una lite e per un falso allarme, e a Bologna e a Roma il copione non fu diverso. Vi leggo solo la parte finale perché il testo ovviamente è molto lungo ed entra in tutti i dettagli che voi conoscete benissimo, Tito Stagno, eccetera, eccetera. Leggo solo la chiusura. E se lo scrittore Pierpaolo Pasolini si dichiarò orgogliosamente lontano da quell'operazione enfatica e fastidiosa, in Italia, tra l'eccitazione e l'ansia del momento, vennero al mondo decine di Mariluna, Apollo, Luna, Selenita e persino Collins, come l'astronauta che pilotava il modulo di comando. Tra gli ospiti di Tito Stagno c'era anche lo scrittore Alberto Bevilacqua, che dice: «Rimasi per 7 ore in Rai, senza rendermene conto, tanto era il fermento. Eravamo sulla Luna, quella che i poeti di ogni tempo avevano cantato. Eppure, la camminata sulla Luna era già stata immaginata dalla fantasia dell'Ariosto e questo forse rendeva quel fatto ancora più suggestivo e straordinario, quasi che la Terra, per una volta, avesse davvero danzato intorno alla Luna». Chiudo con la poesia che amo moltissimo, che è di Borges.